Dice un Mario da Fuggia che mi conosciamo in tutte le radio private. Questo è un uomo d'oro. La gente, una buona parte, si devono rinsavire perché non capisce niente. Va bene, basta così. Basta! Ma mi quando lo vedo, bene. Che piace come fa. Signora, venga che la saluto, sono Biasotti. Molto piacere, buongiorno anche a lei. Buongiorno, piacere. Tutto bene? Buongiorno. Bene, grazie. Fa piacere conoscerla. Mi piace anche a noi, sono qui. Anche lei deve averne fatte. Io? Dai. Sto invecchiando. Senta, un mugugno al volo, un mugugno. Che un mugugno al volo? Su Genova, su quello che ritiene. Gli farò una cassetta lei, però gliela porto. Devo venire. Va bene, in via Le Brigate bisogna, davanti alla questura me la porto. Ce la porto? Sì. Molto Cesino, piacere. Molto piacere. Come va? Ma la vita è dura. La vita è dura. Un mugugno, un mugugno. Un mugugno, un mugugno. Purtroppo sono arrangiato con l'euro. Con l'euro. Con l'euro. Contro l'euro. Quello l'euro. Molto piacere. Lungo, Crepi. Ma a lei mi piace, perciò è un uomo... Bene, mi fa piacere, mi gratifica. Mi importa che mi apporti. Ma poi a me piace la gente che si è fatta lavorando. Esattamente. Questo bravo, complimenti. Grazie anche a lei, auguri. Voglio il Biasotti che sia lui in regione. E lo credo, non sono scema nue. Perché comunque non sono una donna, se non ci farei concorrenza. Cosa fa concorrenza? Auguri, arrivederci. Come sta? Bene, bene, lei sta bene. Bene, siamo con un po' al freddo, le mani fredda, ma non c'è assistenza alle strade, niente, via. Niente. Va bene, auguri. Grazie, e mi raccomando, buongiorno. Mi affido. Auguri. Grazie, tutto bene? Tutto bene. Dove abita? È qua, via Piacenza. Un mugugno, ma un mugugno al volo. Come sarebbe un mugugno? Un mugugno, una lamentela, se ce l'ha, se no, no. Di questa amministrazione che c'è sicuramente. Ah, sicuramente. Deve andare via. Eccoli. Ma allora mi appoggi o no? Sì. Sicuro? Sì, non voglio fare. Senza dubbio? Senza dubbio. Ok. Ah, l'ha sentita? Sì. La mia storia personale? Davvero, ma dai. Davvero. Perché era un po' preoccupato perché era a casa mia. No, magari questo si dà delle aree invece. No. Vabbè. Un punto in più. Come un mio. Punto in più. Qualcosa che vuol criticare, che vuol cambiare. È un pochettino la sanità. Non funziona. La sanità bisognerebbe, perché normalmente si paga, non si paga le cose che costano 2 lire e quelle che costano un sacco di soldi che la gente purtroppo poi non ha la possibilità di curarsi, quelle deve pagare. Ok. Benissimo, grazie caro. Hanno paura, non so. Questi vecchietti tipo qua a Molassana che ci tolgono, che hanno 2 o 3 pensioni che ce li tolgono. Quindi impauriscono, non vogliono cambiare. Non vogliono cambiare. Va bene, ottimo. Questa è la situazione. Questa. Grande. Speriamo. Dai, tranquillo. Allora, è una cosa bisogna cambiare. D'accordo? Bisogna cambiare a bene. Tutti i costi. Bene. Speriamo che questa volta la capiscono. Ma io penso di sì, io resisto anche in questa a zona. Proposito tante lamentele, a proposito del lagaccio, sa già tutto. Ecco. Siamo in è una vergogna. Bene, dai, grazie. Ha dato qualcosa in più. E adesso diciamo me l'hanno tolto. Prima le danno e poi le tolgo. E poi che tolgo. Bella roba. mi appoggi, si sì. Fidi di me. No, quest'anno veniamo. Bella roba. Anche perché sono invalida. Vedo che sono invalida, me ha levato 5. Diciamo nei suoi. Già dipende dalla misa. Nel mio programma. Nel suo programma. Una mano annesso anche per i pensionati. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Perché sono invalida, me l'hanno tolta anche. Quest'anno. Sì. Mi raccomando, sì. Vado a votare però.